Ciao ragazze, bentrovate. Oggi ultima lezione, ultimo tutorial per la regina così. Ultimo tutorial della linea autunno, perché dalla settimana prossima saremo in fiera a Bergamo. Sì, di Bergamo. Sì. Saremo in fiera a Bergamo e quindi ci sarà ancora l'autunno. No, ci sarà il... Non posso parlare? No, non può. Hanno detto che se dico una virgola ti fanno fuori. Allora, che non fai come Tommaso, Devi spifferare sempre tutto prima. Non si dice nulla. 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 Bene, allora vi facciamo vedere una cosa bellissima oggi. Allora, oggi quindi faremo l'ultimo tutorial di questa linea autunnale. È un ultimo progetto che vi abbiamo fatto vedere in questi giorni. In realtà ce ne sarebbe non un altro. Non è vero che esatto, l'ultimo. Che ce n'è un altro di venire. Ma lo possiamo fare, lo faremo vedere con la linea autunnale, ma lo possiamo fare anche in una linea non proprio autunnale. Certo. Quindi insomma, l'importante è imparare la tecnica per fare l'oggetto, quello è fondamentale. Poi contestualizzato sull'autunno, sull'inverno, uno sceglie come vuole, l'importante è farlo vedere. Allora, cosa facciamo oggi? Facciamo, vi ho messo un piccolo sondaggio l'altro giorno e l'avete indovinato praticamente tutti, tranne qualcuno che si è inventato delle robe strane, tipo il cestino per i funghi, ma ce ne stanno dentro tre. Per i funghi? Tre roba qua per i funghi. Però di far di questo quasi tutti avete indovinato. Anche perché, devo dire la verità, è un progetto che comunque si è già visto. Sì, se siete abbastanza abituate a smanettare, viaggiare sui social, sui programmi che condividono comunque immagini, il portaferro fatto a borsettina è una tipologia di prodotto, un modello che comunque si è già visto. Diciamo che noi l'abbiamo personalizzato. Noi l'abbiamo personalizzato con i nostri personaggi dell'autunno. Linea d'autunno, quindi c'è lo scoiattolo, la nostra Altea, dall'altra parte ci sono sempre gli alberini colorati, come abbiamo fatto anche in tutta la linea che c'è dietro di me, del coprimacchina sottopiano, il lupo tal vestito. Anche di questo progetto vi abbiamo preparato il kit che contiene tutti i materiali, i disegni per l'applicazione e i tessuti per l'applicazione. Quindi per chi lo volesse fare esattamente come il nostro, il kit è già presente sul sito. Anche se porteremo in realtà il Natale in fiera Bergamo, visto che tante me lo stanno chiedendo, troverete anche i kit di questa linea, perché comunque in tante ne approfitteranno di Bergamo per fare acquisti, quindi sì, li troverete. Non ci saranno i campioni, ma ci saranno... No, i campioni no, per una questione di spazio. Certo. Non abbiamo uno stand abbastanza grande per poter portare tutto quello che abbiamo preparato e poi anche una scelta legata proprio al tipo di allestimento che andremo a fare. Okay. E perché insomma ci piaceva l'idea che fosse il più lineare possibile, il più pulito possibile, quindi cercheremo di non portare campioni che fra virgolette si discostano da quello che è il nostro tema, che non diciamo. No, però okay. Tutto armonioso. Armonioso, armonico, bello, 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 bello. Quindi, portaferro da stiro, ovviamente è per il ferrettino da stiro, quello piccinino, fa l'effetto borsetta. La caratteristica di questo portaferro da stiro è che una volta aperto l'interno è in pannolana, quindi una volta aperto potreste utilizzarlo anche come proprio piano per poter stirare. Materiali che occorrono per farlo, e, come vi ho detto, per chi non lo volesse fare con il nostro kit. Quindi serve tessuto di cotone per la parte esterna, noi ve lo faremo vedere di color, quindi useremo due materiali, due diversi tessuti, fantasia per l'esterno, e feltro o pannolana, meglio pannolana soprattutto se ci andate a stirare sopra, per fare la parte interna. Vi servono due striscioline di feltro per i manici ed eventualmente un tessuto fantasia sempre per i manici. E un'imbottitura di quelle di... Ah giusto, e l'imbottitura in nifla. Se lo usano come piano stiro. Come piano stiro. Se invece lo usate solo come borsettina, un'imbottitura normale. Se invece lo usate come piano stiro, meglio l'imbottitura in nifla. Bene, detto ciò, vi faccio vedere come si apre. Allora, ve lo appoggio qui. Come vedete all'interno sembra proprio una borsettina, quindi qui potremmo mettere il nostro ferro da stiro. In queste ripiegature che ci vengono sono tipo taschine, potete mettere altri oggettini. Si apre slacciando i bottoni sui lati,
e una volta aperto diventa un vero e proprio piano da stiro. Quindi il gioco è fatto principalmente dalle pieghe che qua vedete segnato. Me l'ha fatto pure. Esatto. Allora, che cosa dobbiamo fare? Il vostro cartamodello che troverete allegato al progetto e che è gratuito, vi dà la dimensione esatta di quello che vedete sotto al mio piano, cioè questo qua, quello su cui andremo a lavorare oggi. Voi prenderete la metà del vostro progetto, ovviamente, quindi sarà il disegno sarà solo di metà parte e dovrete ridisegnare le linee che sono contenute nel vostro cartamodello esattamente sul vostro tappetino, diciamo così. Allora, che cosa andiamo a fare? Un attimo, passo un spessore. Io lo piego già a metà. Così mi trovo la mia parte centrale e con la riga intanto mi segno la metà centrale, faccio solo due puntini. Ritagliate quindi la vostra sagoma del modello. Una volta che avete ritagliato la sagoma, fate coincidere la parte centrale con il vostro segno. Adesso io questo non l'ho ritagliato, ma per darvi un'idea, questa linea andrà fatta coincidere con la parte centrale e andate a disegnare sul vostro tessuto di pannolana il vostro modello con tutte le sue varie nervature. Esatto, lo disegnate tutto quanto sopra il pannolana seguendo esattamente questo schema, quindi prima il contorno, poi vi ritagliate il quadrato centrale segnando i due pezzetti laterali e alla fine tutte le nervature sulla diagonale. Quindi, ricapitolando velocemente, sul tessuto tagliato voi disegnate il vostro modello esattamente come questo, tenete queste misure, si riferiscono alla metà del vostro disegno. Una volta che avete messo il bordo avrete un margine di circa un centimetro da tutto il vostro tessuto, lasciate un margine di un centimetro da tutto il vostro contorno e poi non fate altro che riportare sul vostro disegno, più o meno come ho fatto io sul vostro tessuto, più o meno come ho fatto io, le misure che avete esattamente sul cartamodello. Questo adesso lo mettiamo via. Vi ricordo che sarà da scaricare in formato A3, ve lo metto anche in formato A4, ma fate attenzione perché poi dovrete unire per forza i due disegni per poterlo scaricare, per poterlo comporre. Una volta che abbiamo realizzato la parte centrale del nostro modello, dovremo preparare la parte esterna. Perfetto, appena finito di dire che facciamo la parte esterna, quindi facciamo per prima cosa i manici. Sono due rettangoli 10 per, ve lo dico subito, 10 per 35. Quindi due rettangoli 10 per 35. Li andiamo a cucire dritto contro dritto a tubolare. Cuciamo anche un lato corto, quindi non solo a tubolare, ma cuciamo il lato lungo e un lato corto del nostro rettangolo per poterlo raddrizzare al dritto. Lo raddrizziamo con l'aiuto di una matita, con un bastoncino giapponese, sì, quelli del ristorante, piuttosto che un pennello, insomma, con un bastoncino li andiamo a rigirare, li portiamo al dritto. Tagliamo dove c'è stata la cucitura. Tagliamo la cucitura. Ok, e poi dopo andiamo a tenere la parte centrale della cucitura nel mezzo, quindi la mettiamo così e inseriamo con una spilla da baglia una strisciolina di pannolana o di feltro, o se avete anche del groppo potete usare. Sì, sì, qualcosa che cioè, tenga bello rafforzato il nostro manico in modo che il ferro non resti fermo, insomma. Esatto. Quanto è grande il gro che andiamo ad inserire?
4 cm per 32-33 di lunghezza, perché ovviamente ne abbiamo già tagliato un pezzettino quando l'abbiamo raddrizzato. Quindi noi facciamo un po' più lungo, poi lo tagliate dopo. Sì. Facciamo passare tutta quanta la fettuccia, perché aspettate che mi sia ripiegata la parte in fondo. Facciamo passare tutta quanta la fettuccia, sempre con l'utilizzo di una spiga da vaglia, altrimenti fate una fatica terribile. Una volta che avete inserito la vostra fettuccina dentro nel vostro tubolarino di stoffa, andiamo a fare due cuciture, quindi due ribattiture ai lati, ok? A piedino, cucitura dritta a piedino, in questo modo creiamo una ulteriore nervatura sopra il nostro manico e rimane molto più stabile, l'interno non sfilerà. Bravo. Vai. Abbiamo i due manici, controllate che abbiano entrambi la stessa lunghezza, mi raccomando, altrimenti vi abbiamo un po' storticchiolo. Adesso che abbiamo fatto i manici, che dopo andremo a mettere all'interno, dobbiamo preparare la parte esterna, sì, suppongo. Allora, io ho tagliato qua due rettangoli 42x16. Due rettangoli di cotone tinta unita, noi abbiamo usato questo camouflage leggermente maculato, hai detto 42x16, perfetto, e la parte centrale del nostro pannello è un terzo rettangolo che noi abbiamo usato sempre in questo verde tinta oliva, 42x28. Vi faccio vedere che cosa andiamo a preparare. Andiamo a preparare questa parte qui, ok? Quindi noi adesso cosa facciamo? Non faremo altro che unire dritto con dritto i due rettangoli di tessuto, diciamo così, tinta unita, quindi verde unito. Ve lo faccio vedere dall'altra parte così si vede. Dritto contro dritto, cucitura a piedino, sia da una parte che dall'altra. Una volta che avremo composto questo mega rettangolo fatto di tre tessuti, andremo di nuovo a centrare la metà e a ritagliare la sagoma che abbiamo già fatto sul panno lana e sull'imbottitura. Bene, arrivati a questo punto avrete tre volte la sagoma, una volta con il tessuto composito, una volta sul panno lana ed una volta sull'imbottitura, ok? Tre volte la sagoma del vostro portaferro. Arrivati a questo punto della nostra lavorazione, se volete farlo applicato come abbiamo fatto noi, dovrete per prima cosa prendere le due parti che abbiamo tenuto tinta unita, e non le abbiamo tenute tinta unita casualmente, è che così abbiamo un chiaro riferimento della posizione in cui andrà fatta l'applicazione, perché altrimenti si corre il rischio di andare ad applicare sulla parte che poi verrà coperta, non si vede, e esatto, quindi non si vedrà. Quindi avrete le due parti in tinta unita che saranno quelle dove farete l'applicazione, e se lo farete come il nostro vedete che l'applicazione è stata sostanzialmente contenuta tra i due spigoli esterni, cioè sta in questa parte. Preparerete quindi la vostra applicazione sulla carta termoadesiva, l'andrete a trasferire sopra il tessuto e da lì la cucirete. Una volta che avrete preparato il vostro pannello con l'applicazione superiore, andremo a cucire su questo qui i vostri manici. In che modo? Ve lo faccio vedere. Prenderemo quindi il nostro pannello, aspettate che lo appoggio qua, prenderemo quindi il nostro pannello e andremo a mettere a 3 cm dal bordo, quindi misurate 3 cm, le due maniglie, i due pezzettini del nostro manico, e li fissate. Aspetta che c'è sotto tutto. Quella calamita non vedo. Adesso pongo tutto. Quindi 3 cm per parte e li andate a fissare. Fate attenzione a una cosa. La parte cucita, quindi la parte con la cucitura nel mezzo, io l'appoggio a vista sopra il tessuto. Ok? In questo modo, quando andremo a rigirare il tutto, il nostro manico sarà perfettamente pulito e la parte cucita resterà all'interno. Fatto questo, le fermiamo a bordo con una cucitura. Io farei proprio anche un avanti e indietro sulla cucitura in modo tale che questa sia ben salda. Ovviamente le andremo a posizionare, scusate, mi sono scordato il disco rigido, le andremo a posizionare entrambi, quindi anche dall'altro lato, sempre a 3 cm dal bordo. Andiamo a mettere uno spillo
e anche qua, sempre a 3 cm dal bordo, andiamo a mettere uno spillo. Cuciamo quindi i manici al nostro tappeto di solo cotone, perciò non andiamo a prendere le altre parti, con una cucitura al bordo. Ora, mantenendo gli spilli attaccati al vostro pannello, andremo a cucire sopra questo tutto quanta il nostro piano. Che cosa dovremo fare? Li dovremo mettere dritto contro dritto, quindi questo lo andiamo ad appoggiare in questo modo sul resto del nostro portaferro. Facciamo coincidere tutte le parti. L'ultima cosa da fare è, prima di cucire tutto quanto il nostro portaferro, è quello di creare due asoline volanti, queste due qua praticamente, che andremo a posizionare sopra il nostro portaferro quando questo è ancora tutto smontato. Per farlo ritagliate due rettangolini di tessuto, questo è 10 cm per 3 di larghezza, lo ripiegate uno sull'altro e fate fate semplicemente un passantino, ne fate due ovviamente, tutti e due di 10 cm di lunghezza. Dove andranno messi questi passantini? Ve lo faccio vedere subito. Posizionato il nostro tappeto, diciamo così, dritto contro dritto, andiamo a scegliere due lati, due angoli opposti, quindi questo è quello inferiore, ok? Superiore e inferiore. Dentro a questi andiamo a mettere il nostro passantino, quindi lo ripieghiamo a metà, lo appoggiamo all'interno. Ora cucite tutto il contorno lasciando sempre un'apertura per poterlo rigirare. Rigiriamo quindi al dritto il nostro portaferro in questo modo e andiamo a chiudere a sottopunto la nostra apertura sul lato. Una volta che abbiamo fatto questa operazione lo stiriamo bene bene col ferro a vapore in modo tale da renderlo bello piatto e poi andiamo per prima cosa a fare un'impuntura su tutto il contorno, quindi una cucitura al dritto a piedino. Attenzione perché lo spessore è abbastanza alto, c'è sia il pannolano che il tessuto che l'imbottitura, quindi doppio trasporto se ce l'avete è consigliato. Se per caso la vostra macchina non ha il doppio trasporto non disperate, l'unica cosa tenete il punto un pochettino più lungo anche sul 4 in modo tale che la macchina possa scorrere meglio nel momento in cui andate a fare la cucitura di bordo, quindi questa ribattitura al dritto. Fatto il bordo, il gioco ormai è veloce, dobbiamo solamente ripetere le linee che abbiamo disegnato con la nostra macchina per cucire. Vi prendo l'altro così ve lo faccio vedere. Vedete che questo è praticamente la stessa cosa, solo che in questo abbiamo già cucito tutte quante le linee che abbiamo disegnato. Quindi non dovrete far altro che cucirle sul disegno a matita. Ora, io ho utilizzato una biro nera sia nella prima cucitura che nella seconda, cioè nel primo disegno che nel secondo. E di proposito, perché volevo che fosse importante questa nervatura, di proposito l'ho cucita con un filo verde scuro in modo tale che si vedesse proprio la nervatura. Potete utilizzare anche le biro evanescenti per farlo, così in un secondo momento queste spariranno e magari la cucitura non vi rimane. A vista il disegno non vi rimane, la cucitura sì. Oppure potete utilizzare un filo tono su tono e farlo completamente scomparire. Una cosa importante che ci siamo dimenticati di dire all'inizio, finora non era importantissima ma ora lo è, attenzione perché quando andiamo a cucire queste nervature interne ovviamente la nostra cucitura si andrà a vedere anche nella parte esterna del nostro portaferro. Di conseguenza dovrete avere quantomeno il filo della bobina dello stesso colore che avete scelto per la parte esterna, altrimenti queste cuciture nella parte a dritto diventeranno veramente molto importanti. Andiamo quindi a nervare tutto quanto e una volta fatta questa cosa vi faccio vedere come si fa a chiudere il nostro portaferro. Una volta cucito vi troverete in questa situazione. Dovrete solamente alzare una parte e ripiegarla sul davanti. Attaccare un bottone. In questo modo. Vedete che qui ho la mia asoletta, nella parte opposta invece dovrete mettere il bottone. Quindi andate a unire asola e bottone, girate l'altra parte e fate la stessa cosa.
alzate al dritto, ripiegate in avanti sia da una parte che dall'altra e unite con il vostro bottone. Ecco, il gioco è fatto. Il vostro portaferro è finito. Facile, no? Direi facilissimo. Ma simpaticissimo. Sì, è carino, veramente carino. Può essere anche un'idea molto semplice per fare anche un regalo a Natale a un'amica creativa. Potete comunque decorarlo in tanti modi. Noi l'abbiamo fatto, come vi ho detto, con i colori della linea Cappuccetto Rosso, perché aveva tutta una progettualità legata alla Craft Room e quindi questa rimane un progetto a corredo di tutto quanto. E niente, cosa ci rimane da dire? Che vi aspettiamo in fiera, ovviamente. Sì, che non ci vedranno per 15 giorni. 15 giorni perché, di pausa, esatto, perché saremo in fiera ad orario continuato. Certo. Quindi ci vedrete lo stesso, però con contenuti che arriveranno direttamente dalla fiera. Mentre i video tutorial saranno un attimo in sospensione. Certo. Riprenderemo subito dopo la fiera di Vicenza, che sarà la settimana dopo Bergamo, quindi non la prossima ma quell'altra ancora, e lì inizieremo a presentarvi tutti i progetti del Natale, quindi a parlare di video tutorial di Natale. Di questo progetto, come vi ho detto, esiste il kit, se lo volete acquistare lo trovate sia sul sito che in fiera, nell'eventualità veniste in fiera lo potete acquistare anche lì. Ma no, vi aspettiamo. Vi aspettiamo assolutamente. Bene, allora vi aspettiamo in fiera. Mi raccomando, cariche a pallettoni. Noi lo siamo. Noi lo siamo, stanche morte, ma no, noi siamo, ci riprenderemo poi per la fiera, sì, ci riprenderemo. Sì. E ci vediamo quindi da giovedì in fiera. Ciao! Ciao.